Aquila, Mari Imposita, Sexto Pompeo superato. Salve, ora parleremo di Sant'Antonio da Padova e del Natale così come è vissuto sia in periferia qui a Milazzo, e al capo dove c'è la chiesa dell'Addolorata e poi abbiamo fatto anche riprese dove c'è Padre Antonio Costantino dalla Madonna delle Grazie. Volevo un attimo soffermarmi sulla chiesa dell'Addolorata, sulla storia di Sant'Antonio da Padova, un santo che in un certo senso io conosco bene e che è vissuto da noi, dove arrivò naufragando nel 1221 e stava recandosi per cristianizzare, come sappiamo, i musulmani in Africa, ma la tempesta lo volle qui a Milazzo, dove c'è un paradiso terrestre che noi chiamiamo Riserva del Capo. Ebbene, nella grotta la leggenda vuole che il santo, in preghiera fervida, durante la notte nella sua cella, nella grotta, si vedevano degli strani bagliori, pensavano che avesse acceso il fuoco. In realtà era così, come dire, connesso con il cielo, che il bambino Gesù compariva fra le sue braccia. Questa vicenda fu anche narrata dal conte Tiso, che era amico del santo, e negli ultimi momenti della sua vita, lui morirà nel 1231, da noi viene intorno al 1221, si narra che a Campo San Piero, un luogo vicino al a Padova, il conte Tiso gli aveva affidato una tenuta e lui si era fatto costruire una stanzetta perché voleva stare da solo in preghiera, e a un certo punto il conte vide della luce sprigionarsi, un intenso splendore che usciva da questa piccola cella che si era fatta realizzare, stanzetta di legno, che era in un albero, gliel'avevano costruito come voleva lui, di modo che potesse ritirarsi e non essere assolutamente spiato e disturbato. Ma anche a Milazzo si narra da alcuni scritti copti che quando era in preghiera compariva Gesù bambino fra le sue braccia sopra il libro che lui utilizzava per la preghiera, per le letture. Grazie, buona visione e ancora buon Natale a voi. Thank you.
Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla presenza di Cristo, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Carissimi, Natale è arrivato. In questo tempo di avvento, insieme, abbiamo cercato, come avvenne a Grecia 800 anni fa, di presediarci, ovvero di farci presente, per accogliere al meglio Gesù Bambino. Non chi dimora nei palazzi spaziosi e illuminati, non chi si autoglorifica e decide, sconnesso dalla realtà quotidiana dell'uomo di strada, non l'imprenditore che seduce il povero e l'indifeso, non chi ostenta potere e arroganza sporgiando lusso. Per costoro il Natale si riduce a un appuntamento annuale in cui imbandire una bella tavolata tra boccanti di cibi e regalie elargite per acquistare consensi. I ricchi e buloni non celebrano il Santo Natale, perché il Natale di Cristo appartiene essenzialmente alle persone povere e umili, appartiene agli uomini scartati e respinti come lo è stato Gesù e la sua famiglia. Infelice sentire la notizia che ci raggiunge annualmente sui personaggi che producono più reddito, i miliardari, politici, industriali, ricchi magnati, influencer, gente applaudita da tanti tirabiedi, leader che stipulano accordi di qua e di là per tutelare il loro potere, temono di essere depauperati del patrimonio e del potere che devono proteggere e consolidare. Sono proprio le paure e i pregiudizi che bloccano, paralizzano e uccidono, come Erode, che per paura del bambino Gesù ordinò di uccidere i neonati di Betlemme. Per Dio è importante chi produce amore, che spinge all'uomo di sé e che promuove progetti di umanizzazione, di fratellanza, di vita, non di morte. Sarebbe edificante sentire che sono state salvate vite umane, anziché sapere quanti soldi sono stati accumulati, sfruttando gli ultimi e i lavoratori sottopagati. Thank you.